Bentornati nel mio canale, oggi facciamo insieme questi panini con farina di semola morbidissimi. In 400 ml d'acqua sciogliamo 5 massimo 10 g di lievito di birra compresso e mescoliamo aggiungendo un cucchiaino di zucchero. In un recipiente versiamo 500 g di farina di semola rimacinata e 100 g di farina 00. Mescoliamo le due farine e versiamo l'acqua. Cominciamo ad impastare. Aggiungiamo infine 30 g di olio di semi vari o d'oliva e 10 g di sale e amalgamiamo per bene fino a formare un panetto liscio e compatto. Copriamo con pellicola e facciamo riposare per 1-2 ore al caldo. Ogni tanto, con le mani unte di olio d'oliva, facciamo delle semplici pieghe in ciotola e facciamo riposare ancora. Dopo un'ora pesiamo i nostri panini da 80 g, tutti uguali. Diamo la forma ai nostri panini facendo delle semplici pieghe come si fa con le baguette. Mettiamo a lievitare in questo modo su una tovaglia e con farina di semola. Dopo 2 ore mettiamo i panini su carta forno e andiamo a cuocere in forno statico, già caldo, a 180 gradi fino a che saranno dorati. All'incirca ci vorranno 30-40 minuti. Appena sfornati i panini li copriamo con un canovaccio pulito e li facciamo raffreddare. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, lasciami un like e iscriviti al canale. Ciao!